insegnano che vuole cambiare strada, vuole rilanciarsi, ha una prospettiva nuova. Vedrete che cosa accadrà, io ne sono convinto, le aree ci consentiranno un fermento di attività e un rapporto diretto, come è stato già illustrato, di democrazia, che farà raddoppiare il numero dei militanti entro la fine dell'anno. Saremo noi indipendenza eletta a dettare l'agenda e la linea politica del Consiglio regionale, perché se noi rinunceremo ad essere davanti, l'indipendenza non la raggiungeremo mai. Bravo Alessio! Esempio di organizzazione, di funzionamento, di capacità di cambiare la rotta, di unione tra quelli che sono venuti. Ma io voglio spendere anche una parola per chi ha azzardato a non venire, ha ordinato di non venire, ha annunciato cose negative. Il movimento è più forte delle debolezze degli uomini e voi lo sapete che io parlo d'animo e sarò sempre presente. Non chiederò sanzioni contro le persone che non sono venute. Perché vedete, ogni soggetto che lavora per l'indipendenza ha la responsabilità e la consapevolezza del proprio impegno, del proprio ruolo, e allora dà il massimo oppure non è degno di stare in questo movimento. Sarà il singolo a decidere, saranno le aree protagoniste di questo cambiamento. E vedete, io sono veramente orgoglioso e grato a quelli che hanno lavorato, perché vedrete, se ci saranno delle beghe, saranno delle piccole beghe che interessano le singole aree. E su 43, quando avremo completato il quadro delle aree, sicuramente le altre saranno in grado di frenarle, di condurle, di orientarle. Quindi noi, spetta a noi dare attuazione piena a questo nuovo progetto, di cui voglio ringraziare e finisco, ma comincio da Paolo Ramon, fatevi un applauso. Gradevole.